incontro esodo culturale, laico, civile, di un impegno della cultura che restituisce quella parola futuro che purtroppo questa contemporaneità sta negando ai giovani. Ai giovani non bisogna dire ve ne dovete andare, la Sicilia non c'è lavoro. La cultura, il valore etico, ecco, deve innestare sempre quel senso di appartenenza ai propri territori, perché ogni giovane che se ne va significa che i nostri territori man mano muoiono, i piccoli borghi, la desertificazione. Allora quale futuro lasciamo alla nostra grande madre Sicilia? Una terra abbandonata dai suoi figli? Ecco, allora i propri figli, ecco, in questo momento anche di depressione economica, di depressione spirituale, di emergenza coronavirus, ecco, dobbiamo affermare più che mai quel pensiero al futuro. È il cantico di San Francesco, questa preghiera universale, conosciuta da tutte le persone, questo cantico abbinato alle facce, per esempio qui dei bambini di Castel di Tusa, sta restituendo un'identità anche spirituale a tutti i ragazzi della comunità. Il cantico, questa immagine abbinata con le parole splendide, sorella luna, fratello sole, laudato sì mio signore, ecco, ogni mattina quando i bambini passano di qua, tutta la comunità di Castel di Tusa, in questo grande processo maieutico e universale, ecco, trovano il nome di un battesimo universale: io mi chiamo sorella acqua, io sono sorella luna. Ecco, pensare che in questo momento nella nostra contemporaneità i giovani che sono anestesizzati e ipnotizzati dalle tecnologie, ecco, ritrovare le corde del cuore, l'emozione di quel valore di essere e non di apparire, perché queste immagini con le parole del cantico affermano più che mai il valore dell'essere, non di quell'apparire al consumo che purtroppo la società vuole portare ai giovani. Laudato sì, mio signore, per sora luna e le stelle luminose e belle. Laudato sì, mio signore, per sora acqua tanto umile e preziosa. Laudato sì, mi signore, per frate fuoco che ci illumina la notte, ed esso è bello, robusto e forte. Laudato sì, mi signore, per frate vento e per soraria, per le nuvole e il sereno, per la pioggia e per il cielo, per sora nostra madre terra, che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore. Allora tutto questo, dalla preghiera laica alla promozione del territorio, al valore anche culturale, ecco, dell'impegno civile che gli artisti fanno. Io da 40 anni che lotto per il territorio e adesso più che mai in questa emergenza sociale e civile devo dirlo ai giovani del territorio: io non me ne sono andato da questa terra e avevo tutti i motivi per andarmene, io non ho tradito la mia comunità e avevo tutti i motivi per farlo, anche la solitudine, anche la conflittualità, ma io sono rimasto e questo mio rimanere lascia un patrimonio, lascia un futuro. Quindi se io me ne andavo, qui non c'era niente anche del mio passaggio e della mia esperienza artistica. Questo c'è perché io ho affermato nella resilienza, ecco, quel valore eretico di essere bellezza. E oggi il canto di San Francesco è un cantico cristiano ma anche eretico, perché far cantare le comunità in nome della bellezza del cuore è un'eresia oggi, che ancora oggi però possiamo applicare e manifestare.